Ciao e bentornato sul mio canale dedicato al digital marketing. Io sono Fabio e oggi voglio parlarti di e-commerce, commercio elettronico. A chi è rivolto questo video nello specifico? Perché, come ben sai, quando parliamo di e-commerce è un termine molto generico all'interno del quale tutte le attività che prevedono delle transazioni di natura economica online possono essere incluse. Io nello specifico voglio parlarti di quelle attività di commercio elettronico che spesso scaturiscono da un'altra attività. Mi spiego meglio. Tu sei un commerciante, hai un negozio, decidi di aprire anche al commercio elettronico. Sei un'azienda nel B2B, decidi di aprire al commercio elettronico con i tuoi clienti che sono altre aziende. Ecco, a questo ambito molto commerciale è dedicato questo video, quindi se non fai parte di questa cerchia di commercianti elettronici puoi anche abbandonare la visione del video. E su cosa non è questo video? Ovviamente non starò qui a raccontarti di quale piattaforma scegliere per fare il tuo sito web e-commerce, di quali strategie di marketing adottare per far sì che il tuo sito e-commerce venda. Questi sono argomenti che verranno trattati in altri video, dei quali comunque basta fare una ricerca online e troverai un abbondante numero di tutorial e di risposte alle tue domande. Nello specifico voglio invitarti a riflettere su tre considerazioni importanti da fare prima di partire. Per farlo mi aiuterò con una mappa mentale che ho fatto questa mattina in 5 minuti prima di registrare questo video. Video tra l'altro richiesto da diverse persone che hanno intenzione di aprire la loro attività e che mi hanno chiesto un parere sui pro e i contro di avere un business online oltre che il business tradizionale dal quale si viene. E la mappa mentale, come puoi vedere, è molto semplice, l'introduzione non la vediamo, andremo a vedere subito le considerazioni e poi ho fatto anche un piccolo cappello sui costi, i potenziali costi che potresti avere se decidi di aprire la tua attività. Quindi guarda il video fino alla fine. Ma prima di proseguire ricordati di iscriverti al mio canale e accendere la campanellina, così mi dai una mano a portare avanti questo canale e riceverai tutti i miei futuri aggiornamenti. Bene, andiamo a vedere immediatamente le famose considerazioni. Allora, primo di tutti, allarghiamo un pochino qui, ecco, mi fa allargare. Stai aprendo una nuova attività. Questo è un concetto che in pochi hanno ben chiaro. O meglio, quando io gli dico, guarda che avere un e-commerce non è fare un sito web che metti là e poi fa tutto da solo. Stai aprendo una attività a sé stante, ossia, mi spiego meglio, che necessita di tutto l'affetto che ogni attività merita. Che vuol dire questo? Che hai una contabilità, se hai una contabilità hai un commercialista, se hai un commercialista hai a che fare con le banche. Se hai le banche ovviamente devi gestire i gateway di pagamento, i vari PayPal e Stripe, per ricevere i pagamenti sul tuo sito web. Hai indubbiamente bisogno di risorse umane per gestire il tutto, perché non sono poche le cose da fare, a meno che tu non hai un sito web e-commerce che non rientra nella categoria che ho descritto all'inizio, ma magari vendi un prodotto solo, allora là puoi fare tutto in autonomia e a costi sicuramente più bassi. Ma se hai a che fare, ad esempio nell'ambito dell'abbigliamento, con la gestione delle stagionalità, e inevitabilmente hai un sito e-commerce che sto descrivendo in questo video. E tornando a noi, avrai bisogno sicuramente di consulenti esterni che ti guidano quantomeno nel prendere la strada più giusta e che ti seguano, e ovviamente tutto questo ha un costo. Andiamo al punto 2, e l'ho messo tra parentesi perché è un dato di fatto: fare il sito web è solo l'inizio. Questo è un altro concetto che tutti mi dicono, sì, ma tanto poi, non è ma tanto poi, è che quando hai un'attività, hai un sito web che necessita di tutto l'affetto che ogni tipo di attività necessita, vuol dire che lo step
più banale, più semplice è pagare qualcuno per fare il sito web o fartelo da solo e metterlo online, ma comunque il sito web è l'ultimo dei problemi per quale ti devi preoccupare, perché quel che conta è quel che accade dopo. E che intendo con quel che accade dopo? Ovviamente tutto quello che c'è da fare, che adesso vedremo nello specifico nel prossimo punto della mappa, che io ho denominato come impatto operativo che ha sulla tua vita, sulla tua attività che già hai. Ad esempio, se hai un negozio, se hai un'azienda, hai già un'attività che ti porta via tempo e tante altre risorse. E questa ha un impatto importante, l'e-commerce ha un impatto operativo molto importante, mettiamocelo ben in testa, perché tutti mi dicono sempre sì ma tanto e chiudono tutti poi. Allora partiamo, aggiornamenti tecnici, hai un sito web, hai un dominio da gestire, comunque anche una volta l'anno per il rinnovo, è una cosa che ti devi ricordare, se va giù si cancella il sito. Hai un hosting che deve essere aggiornato, deve essere veloce, deve essere comunque sia, devi avere quantomeno un'azienda referente che ti tiene un hosting nelle migliori delle condizioni. Hai bisogno di gestire delle caselle di posta elettronica dedicate al commercio elettronico, quindi non so, per la gestione dei resi, per la richiesta di informazioni, e di avere delle persone che ovviamente ci stanno dietro e che rispondono. Ovviamente ho messo anche il sito web, il tuo sito web, non so, a meno che non lo fai con i vari Shopify di turno, ma già se stai su PrestaShop, WooCommerce, Magento, peggio mi sento, che sono le piattaforme più importanti per e-commerce, quelle che vanno per la maggiore, ovviamente anche se richiedono degli aggiornamenti costanti su base quasi quotidiana, deve essere sempre tutto perfetto, perché poi i siti web sono soggetti anche a hackeraggi, sono soggetti comunque ad aggiornamenti e bisogna assolutamente tenerli aggiornati. E poi ovviamente anche aggiornamenti tecnici relativi ai tools. Ti faccio un esempio: hai sul sito web lo strumentino di chat che è diretto, passa tramite Facebook o quello che sia. Quello è uno strumento che richiede sicuramente un aggiornamento, richiede sempre la presenza di qualcuno dietro che lo tiene ottimizzato e che magari risponde anche, se non è un bot, risponde anche alle domande che arrivano. Andiamo avanti, la gestione della griglia prodotti, questa è una cosa importantissima e va tenuta in considerazione. Stagionalità, se hai un, ad esempio, come l'e-commerce nell'abbigliamento, che hanno i cambi di stagione autunno-inverno e primavera-estate, e lì è chiaro che bisogna essere molto tempestivi e bisogna gestire tutta la griglia prodotti, quindi si sposta tutto l'inverno in outlet e si caricano i nuovi arrivi tutto l'estivo, ma questo è un lavoro. Se vuoi caricare 100 prodotti con 5 varianti l'una, e se è il minimo indispensabile, soprattutto nell'e-commerce, perché hanno le varianti sia di taglia che di colore, e quindi moltiplichi tutto, alla fine con 100 prodotti singoli tu ne carichi quasi 1000. Mi spiego? Ecco. Oppure elaborazione continua, che vuol dire? Una griglia prodotti, ad esempio nel food. Hai dei prodotti che continuamente entrano, escono dalla griglia prodotti o vengono aggiornati, e questo qui è un lavoro che impatta tantissimo su base quotidiana, parliamo di almeno 2-3 ore da dedicare. La produzione di materiale, foto e video, hai un e-commerce, le persone vanno sul tuo sito, devono vedere le immagini non possono essere quelle fatte così alla come mi viene, ma dovrebbero essere quanto più professionali possibile e possibilmente accompagnate con dei video di illustrazione del prodotto stesso. Inutile dirti che tipo di impatto ha questo, cioè tu immagina ad avere una collezione, andiamo nel settore delle calzature, vuoi pubblicare una collezione di, non dico tanto, 20 paia di scarpe che hanno ognuna 3 varianti colore e 6 numerazioni. Ora, le numerazioni poco ci interessa, ma per ogni variante colore tu devi avere lo scatto o qualche tipo di automatismo fatto da un macchinario, un computer che ti cambia il colore in automatico, mi spiego, esistono anche questi trick volendo, ma in ogni caso che trovi la strada più basic, quindi faccio le foto io personalmente, o che trovi il software che da uno scatto ti ricava tutti gli altri colori, è comunque tanto lavoro.
non è una cosa che si fa in un quarto d'ora. Andiamo all'ultima, ma come dire, la più importante, è tutto quello che arriva dopo, che è la comunicazione, che è il nostro lavoro. Comunicazione, allora innanzitutto dove è che comunichi? Indubbiamente tramite il tuo sito web è il primo posto, quindi dove vai a caricare i nuovi prodotti, fai girare tutte le promozioni, tutte le novità e quant'altro. Ma anche elementi di ingaggio, come ad esempio campagne di scarsità, dei contest oppure dei quiz ai quali i tuoi clienti possono partecipare per magari ottenere un coupon di sconto. Ecco, tutte queste attività che sono importantissime vengono effettuate dove? Sul tuo sito web. Ma la comunicazione passa assolutamente anche tra i motori di ricerca. I motori di ricerca sono l'accesso a tutti i siti web del mondo, si può dire. E quindi devi assolutamente fare un minimo di strategie SEO e SEM. SEO sta per Search Engine Optimization. Strada lunga, complicata, difficile, è una cosa che, nella quale credo poco, ma comunque un minimo bisogna farla. E il SEM, che sta per Search Engine Marketing, cosa sicuramente più diretta, più importante, ma costa. Si tratta di pagare le campagne pubblicitarie a Google. Poi ci sono i social network, dove ovviamente dovresti avere almeno un paio di canali, che potrebbero essere i soliti Instagram e Facebook, ma perché no anche TikTok, quantomeno per le pubblicazioni, non dico per le campagne pubblicitarie che costano un sacco di soldi, ma quantomeno per le pubblicazioni dovresti avere quei 2-3 canali social network di trazione che fanno vedere i tuoi prodotti, ma non solo, dovresti avere un piano editoriale completo che non dice solo di acquistare i tuoi prodotti, ma che racconta delle storie per ovviamente ottenere dell'ingaggio. Chiaramente un piano editoriale sui social network ha un costo importante, poi lo andiamo a vedere. Andiamo avanti, indubbiamente c'è un altro posto dove fare comunicazione, l'email marketing, ormai un mezzo con il quale fare comunicazione, l'email marketing, che possiamo dividerlo in due settori, che è quello delle newsletter, quindi man mano che le persone si registrano al tuo sito web, puoi ricontattarle, ovviamente ti hanno autorizzato per il GDPR, puoi ricontattarle tranquillamente, magari raccontandogli degli ultimi arrivi sul tuo e-commerce o di alcune promozioni specifiche oppure altro, mi sono segnato altro anche sbagliato, ma altro nel senso che ci stanno un milione di pretesti per entrare nella casella di posta dei tuoi clienti con delle newsletter. Ovviamente si dà il caso che se nelle newsletter i clienti sono già acquisiti. Ma l'email marketing può essere anche di natura funzionale, che può aiutarti ad esempio nel recupero dei carrelli abbandonati. Esistono dei sistemi per far sì che un tuo cliente va, magari mette qualcosa nel carrello, poi non compra, e tu lo puoi ricontattare nel sollecitarlo, solleticarlo con uno sconticino o qualcosa del genere. Puoi inoltre inviare delle comunicazioni sempre funzionali, ma legate a dei prodotti che sono stati visitati sul tuo sito da ogni specifico cliente, ovviamente, quindi una selezione di prodotti consigliati. E anche nell'email marketing funzionale ovviamente ci stanno un milione di cose che si possono fare, che non sto qui a raccontarti, questo è tanto per darti un'idea. Infine ho messo anche la DDA, ossia la Digital Display Advertising, che ovviamente sono altri canali di trazione che, sempre a pagamento, ti mettono in condizione di mostrare i tuoi prodotti su tanti, sulle reti display un po' di tutto il mondo, in base alle impostazioni che dai alle campagne. Ecco, questo è sostanzialmente l'impatto operativo che un e-commerce avrà sulla tua vita, sulla tua attività, e non è poca cosa, perché va fatto su base quotidiana. Concludo questo video facendo un'ultima considerazione sui costi che ti puoi trovare ad affrontare. Ovviamente ho messo dei range di costi, perché online ormai si trova di tutto, si trova il sito web a un euro al mese su Wix, come si chiama lui, si trova l'agenzia di giovani social media manager che ti fa il piano editoriale a 45 euro, si trova di tutto. E come in tutte le cose, ovviamente anche nel nostro lavoro si trova di tutto. Io il suggerimento che posso darti da questo punto di vista è che, come in tutte le cose, come si dice, chi più spende meno spende. È ovvio che ci sono degli investimenti da fare, ma non ti accontentare solo del prezzo. Vai a verificare la qualità
dei servizi che offre il consulente o l'agenzia o chi che sia di turno prima di farti conquistare esclusivamente dal prezzo più basso. Detto questo, andiamo a vedere un po' di costi. Allora, partiamo dal basso. Lo Stato, il nostro caro amico Stato, non posso quantificare qui in alcun modo, ma sappi che se hai una partita IVA, magari vuoi iniziare una ditta individuale, tu devi avere la scia e-commerce, quindi ci stanno sicuramente dei costi IMSS, come ci sono se hai una SRL, hai sicuramente l'IVA nel caso di una società, hai sicuramente l'IRPEF, perché ci lavori, e queste sono la base proprio. Poi ci saranno sicuramente altri costi legati alla gestione, ovviamente, del commercialista è un costo, se ti serve un consulente è un costo, eccetera, eccetera. Comunque diciamo che hai un impatto economico dal punto di vista dello Stato. Ci sono poi, andando un po' più sul pratico, quelle che io definisco le infrastrutture, che sono il dominio, diciamo che fa parte delle infrastrutture, il tuo hosting ne fa parte, tutti i tool che usi per far camminare il tuo sito ne fa parte. Ecco, ho messo una quotazione che va tra i 150 e i 1000 euro annuo. A mio avviso meno di 150 euro per un buon hosting, che non è un hosting personale ma un hosting condiviso, e con la gestione della posta magari ti appoggi a Google se hai fino ai 10 account, comunque i costi sono ancora contenuti, e il dominio lo registri da qualcuno che ti fa spendere poco, e poi ci saranno sicuramente altri software, licenze software per il sito, ma io credo che tra the very basic almeno 150 euro li devi cacciare ogni anno. Se poi incominci ad ambire ad avere un server più veloce, è ovvio che salgono i costi. Insomma, più vai su con le caratteristiche tecniche di qualsiasi cosa, più costa. Ok, andiamo avanti. Il sito web, quanto ti può costare il sito web? Ma io credo che un e-commerce fatto bene, parti da 2500 euro in su, lo trovi anche a meno, ma dipende da quello che ti danno. Ho sentito di cose allucinanti, persone che hanno speso 4-5 mila euro per avere un e-commerce vuoto fatto in Shopify. Questi sono dei furti, delle rapine a mano armata, quindi stai in campana a chi ti rivolgi, perché tu devi avere un sito web, uno del quale sei proprietario. A mio avviso Shopify e Wix non sei proprietario di niente, i file sono loro, se smetti di pagare l'abbonamento ti mandano giù il sito, quindi attenzione. E ti conviene avere un tuo hosting, un sito web fatto con i file e cartelle che puoi gestire te o chi per te, ma quella è roba tua e devi garantirti che sia roba tua. Comunque, tornando al prezzo, 2500-15.000 euro in base anche a che entità di griglia prodotti hai. È chiaro che se tu vuoi avere un sito e-commerce e al momento del lancio devi avere 10-50 prodotti precaricati e il lavoro te lo fa l'agenzia di turno, ad esempio, è chiaro che se chiedi 100 prodotti è un conto, se ne chiedi 6.000 è un altro, e ovvio lì lievitano molto i costi. E ovviamente tanto sta anche a che software utilizzi, quelli belli preconfezionati costano di meno, lo fai fare in Magento, ovviamente è tutto più complesso e lì ci vuole chi ti sta veramente dietro. Andiamo avanti, produzione media. Che intendo produzioni media? Che immagini metti per ogni prodotto sul tuo sito e-commerce? Facciamolo l'esempio dell'abbigliamento. Vuoi avere un'immagine fatta almeno da un modello che indossa un abito scattato davanti, di dietro, di lato, da sotto, da sopra, eccetera, eccetera. Tutte queste belle cose qui ovviamente richiedono una produzione media. Quindi o sei bravo tu con la macchina fotografica, ti compri l'attrezzatura e hai tempo da dedicargli, tre fattori non da poco, perché l'attrezzatura buona costa, il tempo è un costo, e il fatto che tu sia bravo o meno con la telecamera incide molto sul risultato finale. Quindi magari uno si fa due conti, forse ti conviene chiamare un professionista che viene, tu gli fai tutto pronto e ti scatta il servizio e ti rimanda i file belli e pronti.
Ho messo un range molto alto perché veramente qui dipende da quanti prodotti ogni mese devi scattare, dipende se fai video o non fai video, dipende da che tipo di prodotto è. Faccio un esempio, un conto è mettere una maglietta su un manichino, un conto è scattare una foto a un diamante. Sono due cose completamente diverse e che richiedono attrezzature diverse, competenze diverse. Ho messo un range economico che va da 100 a 1000 euro. Andiamo avanti, la gestione dei social. Bene, vuoi gestire, dico, almeno un profilo? Puoi avere un costo minimo di almeno 150 euro al mese per avere una persona che 2-3 volte a settimana si prende la briga di pubblicare sul tuo profilo social qualcosa di buono, qualcosa che fa parte di un piano editoriale, non il solito prodotto da acquistare, perché queste cose sui social network non le vuole più vedere nessuno, siamo stanchi dei prodotti e comprate questo e comprate quell'altro. Io voglio vedere delle storie, quindi ci deve essere anche una persona brava che sa creare un piano editoriale fatto ad hoc. E comunque anche in questo caso ho messo una gestione a canale tra i 150 e i 500 euro al mese. Dipende anche qui dalle competenze, dalla bravura della persona, dal numero di post che ti fa ogni settimana sul canale e ovviamente anche il fatto delle foto incidono, nel senso se pubblica spesso foto che tu gli dai, quello è un costo, diciamo, ammortizzato, ma se se le deve prendere da solo magari nei foto stock, è ovvio che quello è un costo in più che c'è da mettere. Quindi 150-500 euro al mese per un canale, se sono due è praticamente il doppio. Andiamo avanti, gestione delle campagne pubblicitarie, gestione, attenzione, non il budget per le campagne pubblicitarie, che lo vediamo dopo perché sono due cose diverse. Allora, tu devi avere una persona che sa utilizzare bene le piattaforme di advertising. La cosa migliore sarebbe avere una persona specializzata per ogni piattaforma, ma ti costerebbe un occhio della testa, non so se potrai permettertelo, ma esistono persone brave a usare, non so, le piattaforme già di Google Ads e Facebook, che ci fai anche Instagram, già hai coperto una bella fetta di mercato. E avere una persona che ti tiene le campagne ottimizzate e che le ottimizza in continuazione affinché i risultati migliorino e i costi non crescano. Ecco perché è importante non fare la sponsorizzazione che ti suggerisce Facebook o la campagnetta che ti suggerisce Google My Business. Perché? Perché loro sono lì per venderti pubblicità, quindi quello che gli interessa è che tu, senza stare a fare troppe domande, prendi, gli dai dei soldi per avere una visibilità. Sappi che non funziona, devi fare le cose con criterio e devi sapere dove andare a mettere le mani, altrimenti butti un sacco di soldi e indietro hai zero risultati. E inoltre un'altra cosa, per quanto riguarda la gestione delle campagne pubblicitarie, non fare mai campagne per un mese, per tre mesi. Tu le campagne le devi tenere in piedi un anno. Determinate campagne, ad esempio quelle di branding, non le puoi tenere un mese, non sortiscono alcun effetto. Ecco, per questo il suggerimento è quello, e lo vedremo dopo, di avere un budget pubblicitario. Ma tu intanto devi avere una persona specializzata che si prende la briga su base settimanale, meglio ancora se è 2-3 volte a settimana, ok? Se non addirittura quotidiana, di aprire i tuoi account e di andare a verificare le metriche importanti e le conversioni, se ce ne sono, e se non ce ne sono andare a verificare il motivo e aggiustare, appunto, ottimizzare la campagna affinché essa prima o poi inizi a convertire, perché non è che uno accende una campagna e converte il giorno dopo. Ecco. Quindi è importante spendere tra 250 euro e 1000 euro al mese per qualcuno che si cura dei tuoi account pubblicitari sulle piattaforme di advertising più importanti. Andiamo all'ultimo, l'ultimo gradino, ossia il budget pubblicitario. Stavo dicendo prima, hai un consulente, un'agenzia che si occupa dei tuoi account e per questo devi prevedere un costo.
Ma poi c'è il budget che dai a disposizione a questo consulente o a questa agenzia da spendere per le campagne pubblicitarie. Ora, ho messo un budget che va dai 300 ai 3.000 euro al mese, perché anche qui dipende da cosa e quante cose e su quanti posti vuoi pubblicizzare. Perché faccio un esempio, se tu metti 10 euro al giorno su Facebook, 10 euro al giorno su Instagram, 10 euro al giorno su Google, tanto per dire, hai speso 1.000 euro al mese. Ecco, è chiaro che il mio suggerimento è di non spendere 1.000 euro al mese, non spenderne 10, non spenderne 3.000, ma spendere il giusto. E il giusto chi te lo dice? Te lo dice sempre qualcuno che va a vedere i numeri relativi ai tuoi business, che ha magari un po' di esperienza e che sa dove andare a cercare. E comunque meno di 10 euro al giorno sono veramente soldi buttati, soprattutto se stai su più piattaforme. Bene, siamo giunti alla fine. Se ti è piaciuto questo video metti un bel mi piace e spero tanto che ti possa aiutare a ragionare prima di prendere una decisione, come dire, affrettata senza aver fatto le dovute considerazioni. Io ti saluto e ci vediamo presto qui sul mio canale. Ciao!